Ragazzi, cerchiamo di fare il post partita delle due disputate oggi pomeriggio in Serie A, quindi Napoli-Spezia e Inter-Torino, che si sta ancora giocando, è appena iniziato il primo dei 5 minuti di recupero, e vediamo come si conclude questa gara, anche se ormai penso proprio che l'Inter riuscirà a portare a casa il bottino pieno. Prima di tutto vi invito a scaricare qui sotto in descrizione, il link lo trovate lì, l'applicazione gratuita Numero 10 con la quale sto lavorando e collaborando, proprio ieri è uscito un mio articolo, settimana prossima uscirà il mio post partita di Monza Juventus e troverete tanti altri contenuti interessanti. Che cosa è successo oggi in Serie A e cosa succederà stasera al Milan? Beh, stasera non lo so, quello che è successo oggi invece posso raccontarvelo, perché il Napoli ha vinto segnando un gol al minuto 89 con Giacomino Raspadori e invece l'Inter in questo momento sta vincendo contro il Torino segnando un gol al minuto 89 con Marcelo Brozovic. La stessa partita? Esattamente la stessa partita? Sì e no, diciamo la verità, nel senso che il Napoli non mi è piaciuto particolarmente, però lo Spezia non ha creato chissà quali pericoli. Certo, qualcosa sì, è successo, però Napoli non mi ha mai dato l'impressione di poter subire gol. Ecco, dirà dei pochi episodi che ha tirato fuori lo Spezia, tranne in un'occasione in cui che è stato Rachmani che ha dovuto salvare sulla linea, anche se il pallone sembrava destinato a non entrare. Tra l'altro partita particolare perché segna Raspadori al minuto 89, Raspadori che è probabilmente fino a quel momento, se non il peggiore in campo, comunque uno dei tre peggiori in campo. Io ce l'ho al fantacalcio, io, Lello e Chino ce l'abbiamo al fantacalcio, Birra Miretti. L'aveva messo titolare, giocavano contro Gabbo, il buon Fabio e Carmi, e per tutto il tempo eravamo anche lì che ci scrivevamo sul gruppo dicendo mamma mia quanto sta facendo schifo Raspadori, ero convinto addirittura potesse uscire. Quando è stato sostituito Kvara, che era stato l'uomo in più del Napoli, l'anima del Napoli, ho proprio pensato stai a vedere che adesso invece Raspadori ce la butta dentro all'ultimo secondo, e dopo tipo un minuto ha tirato un pallone altissimo in curva con un tiro abbastanza rivedibile, e allora ho detto no vabbè dai, non succederà mai. E invece poi al 90esimo Raspadori ha fatto gol. Napoli che fa una brutta partita, Napoli che forse era stanco per i residui, no, di nervosi, psicologici e anche fisici di quella che era stata una grande prestazione con Liverpool. L'ho rivista l'altra sera, anche se sapevo già come sarebbe finita, perché volevo cercare di capire che tipo di gara potesse essere. È il primo tempo del Napoli, ragazzi, è stato di altissimo livello, poi tornare in campo, subito farne un altro, per quanto il Liverpool non sia apparso il mio Liverpool, è stata una signora partita da parte del Napoli, che ha alcuni giocatori, ragazzi, Anghissà, Lobotka, Kvara, che in questo momento sono oro per il Napoli. Strano non vedere Simeone dal primo minuto al posto dell'infortunato Osimhen, che è stato sfortunato l'altra sera a uscire. Tra l'altro appunto Osimhen ha sbagliato pure un rigore col Napoli e quindi il risultato poteva diventare ancora più rotondo col Liverpool. Quindi Napoli che all'ultimo secondo, anche soffrendo un pochino, io ero convinto potesse finire 0-0, migliorando un po' quello che era stato il Napoli-Spezia l'anno scorso, dove il Napoli invece aveva fatto una grandissima gara senza mai riuscire a buttarla dentro. Lo Spezia non si era mai fatto vedere pericoloso dalle parti del Napoli ed è riuscito comunque a vincere 1-0, mi pare autogol di Juan Jesus, e quindi un miglioramento, poteva essere 0-0, invece addirittura è riuscito a vincere. Lascio stare un attimo il Napoli perché l'Inter è nell'ultimo minuto di partita, in questo momento c'è un giocatore del Torino a terra con la fronte aperta, con il sopracciglio aperto, in area di rigore dell'Inter, probabilmente ci deve essere stato uno scontro. Inter che oggi non mi è piaciuta per niente, forse anche meno rispetto al Napoli, perché in questa partita non possiamo fare lo stesso discorso, anzi dobbiamo fare il discorso inverso, perché l'unica squadra che mi ha, no l'unica no, però la squadra che mi ha dato più l'impressione tra Inter e Torino di essere quella più vicina al vantaggio è stata il Toro, perché il Toro si è fatto vedere tanto dalle parti dell'Inter, il Toro ha attaccato tanto, ha tirato tanto in porta, e in questa stagione ho sentito tante volte i tifosi dell'Inter contestare i portieri, no? Dandanovic a Onana l'altra sera col Bayern, a quanto ho capito ha fatto un paio di parate fatte bene, ma anche qualche errorino, non l'ho rivista quella lì purtroppo, non mi interessava tanto come quella del Napoli, quindi l'ho lasciata un attimo stare. Ma Dandanovic anche in questa stagione, le partite che avevo visto, non mi aveva dato chissà quale sicurezza. Invece Dandanovic oggi ha veramente salvato l'Inter, è stata tenuta a galla l'Inter dalle parate di Dandanovic e i tanti tiri in porta, la tanta pressione del Torino nell'area di rigore nerazzurra. E poi si è invertito tutto, si è invertito il mondo, perché ha fatto un gol al contrario, nel senso che Barella pennella dal limite dell'area
per Brozovic che fa l'inserimento e la butta dentro. Solitamente no, è la posizione di Brozovic quella di Barella, la posizione di Barella quella di Brozovic, quindi hanno fatto proprio il gol invertito. Tra l'altro Brozovic la becca di punta da una traiettoria quasi imparabile a Milinkovic-Savic, e il Torino crolla, o comunque sta per crollare, perché siamo al 95esimo in 10 secondi, quindi siamo oltre il recupero per quanto riguarda l'Inter, esattamente come per il Napoli, nello stesso istante, due squadre che probabilmente porteranno a casa tre punti dopo una partita comunque in cui non si è dimostrato tutto il potenziale di queste squadre. Io in questo momento guardo l'Inter e vedo la Juve, nel senso che mi sembrano due squadre in assoluta difficoltà e che magari poi il risultato te lo portano a casa in qualche modo. Mi sembra un'Inter decisamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, che mi convinceva decisamente di più. Non so perché in questo momento l'Inter sia così in difficoltà, mi sembra riduttivo dire che è l'assenza di Lukaku a creare questi presupposti, e quindi probabilmente ci sono dei problemi da qualche parte. Infatti si sta parlando anche tanto del futuro di Simone Inzaghi, che in questo momento non è in discussione, ma che potrebbe diventarlo, perché i risultati fino adesso dell'Inter non sono esattamente quelli che ci si aspettava. Siamo oltre la fine del recupero, siamo al minuto 96, l'Inter è nella metà campo del Torino, forse anche nella tre quarti del Torino, e si aspetta questa punizione con l'Inter che si prende tutto il tempo del mondo, perché veramente tenere la palla lontana dalla porta difesa di Handanovic, che oggi comunque è stato uno dei migliori in campo, è sempre cosa buona e giusta. Infatti l'Inter gioca la palla all'indietro, bastoni, eccoci qua, si torna verso Handanovic, ma il Toro è molto lontano dalla palla, e quindi Handanovic con calma prova il rinvio. Penso che finirà qua la partita. Tra l'altro si è andati anche al VAR, perché c'è stato, eccola qua, finisce qua la partita, triplice fischio, vince l'Inter col gol di Brozovic. Tra l'altro ha fatto gol anche nel derby, si inizia anche a fare gol, Brozovic diventa centrocampista molto importante. Dicevo che c'è stato un intervento del VAR per un rosso a Toni Sanabria, che non c'era, infatti poi è stato rimosso. Volevo chiudere con una curiosità per agganciarci, no, al lato Juventus di questo canale, e cioè che oggi appunto in porta c'è stato Handanovic che ha salvato l'Inter in più di un'occasione. Dove era Handanovic nella stagione 2006-2007, quindi il primo anno della Juventus in Serie B, quindi la mia prima partita anche effettivamente da tifoso della Juventus, in porta nel Rimini. E oggi chi c'era in panchina nel Toro come vice di Ivan Juric, che a quanto pare la polmonite? Matteo Paro. Ecco, mettete insieme queste due cose, Rimini-Juventus 1-1, gol di Ricchiuti per il Rimini, dove faceva coppia con Matri in attacco, quindi proprio si stanno inserendo tantissime cose. Per la Juventus il primo gol della stagione, il primo gol della Serie B, è firmato proprio da Matteo Paro. Quindi Paro che aveva sfidato Handanovic in quell'occasione facendogli gol e poi pareggiando la partita all'ultimo secondo. Paro che ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote all'Inter di Handanovic, ma questa volta Handanovic ha risposto presente e ha fatto portare a casa i tre punti alla sua squadra. Corsi e ricorsi storici, intrecci interessanti, una chicca, proprio una chicca che voglio buttare lì. Fatemi sapere se anche voi avete visto un Inter, un Napoli non irresistibili, segno che forse comunque dopo la Champions queste partite sono sempre difficili. Attenzione, perché c'è Champions, anzi Serie A, Champions, Serie A, Champions, quindi c'è già da rigiocare. L'Inter e il Napoli sono già proiettate alla partita della settimana, dell'infrasettimanale, tra virgolette, non di Serie A ma di Coppa. Noi domani abbiamo la Salernitana e poi il Benfica, ci attendono 180 minuti di fuoco, senza dimenticare quelli di Monza. Che il Monza fino adesso è una squadra che ancora non ha dimostrato niente, però attenzione che poi la legge dei grandi numeri, e non vorrei essere io a sfatarla.